Ciampino, grandi ascolti. Manca Ciampino, tanti ascolti. Da Latina con 9,9%. Ah, e tra l'altro a Latina penso che stia facendo molto freddo. È attesa anche neve, visto che al sud è neve. Sta nevicando giù al sud. In Calabria. A Latina no, magari. Beh, Latina no, però comunque la campagna. Vedremo, vedremo. Latina mi sembra. A Milano nevica, a Milano nevica tantissimo. Ho capito, stai a Milano. A Milano sì, anche attaccato. Ma qui stai a Roma, mica stai a Milano. Beh, noi salutiamo gli amici di Milano. Sì, ho capito, salutiamo. Salutiamo anche la neve che ha attaccato. Attaccato, fa freddo. Va bene, Colleferro col 4,1%. Colleferro nevica. Diciamo dov'è Colleferro. Per gli amici di Milano. È vicino. Vicino Cassino, No, che bene, porracci questi dei Colleferro, vicino a Cassino, ma è provincia di Roma, Vabbè, scusa, Io conosco un Colleferro che sta vicino a Roccasecca. Ma non è quello, non è quel Colleferro. Ma è sulla Roma-Napoli. Ah, sono, okay. Sulla Roma-Napoli, provincia di Roma, provincia di Roma, Colleferro. Sì, Colleferro è abbastanza alto. C'è Valmontone, Colleferro, ragazzi. Sta lì, nevica. Sì, certo, più che altro fa freddo a quelle ferie. Ho capito, ma vabbè, fa freddo. Sembra che stiamo in Alaska o in Siberia. fa freddo. Beh, ci voleva una. In Siberia ha fatto meno 45, ovviamente ha rotto i tubi dell'acqua. L'acqua si riversava per le strade, ha ghiacciato. Sì, le persone sono trovate. No, con le ferro. In Siberia le persone sono trovate, ho visto le immagini. Sì, queste macchine bloccate in cubi di ghiaccio. Che era l'acqua che ha trasboccato di un'altra notte. Esatto. C'era agghiaccianti. Ma io pensavo che era successo a Colleferro. No, più verso Latina è successo. Colleferro si è salvato. A Colleferro gli amici Colleferro. I giorni della merda. Esattamente. Poi salutiamo gli amici. Hashtag i giorni della merda. Salutiamo gli amici di Whittier in California. Nella contea di Los Angeles. Ora ciao. Quindi insomma salutiamoli Orange County in California lì, salutiamoli nella lingua inglese, voi che la sapete, insomma, io siccome staranno in rivedo che sono abbastanza nella parte bassa della provincia, nella contea di Los Angeles, sicuramente se hablamos español lo entiende muy bien, no? Vicino al Messico, insomma. Se intende, buenas noches, la California è meravigliosa, è fantastica, cioè, io ci sono stato, è fantastica. It's allora, wonderful. Poi dopo appunto gli amici di Whittier in California con lo 0,2, salutiamo gli amici di Catania con lo 0,2. Gli amici di Catania. Grandissimi, io li saluto con veramente un grande abbraccio. Io amo Catania. Esattamente. E Catania è il mio cuore. Sale il corazon del Pampa. Il corazon catanese. Gli amici di Iglesias in Sardegna. Anche i sardi. Quelli sono nel cuore di Davide invece. Cadà che Sau fa gol. Sau, ecco, segna sempre Marco Sau. Con lo 0,2. Poi con lo 0,2 ritorniamo nel nord, in Maserata sul Piave. Quindi Lombardia. Sempre Lombardia. Sicuramente anche lì tifosissimi di Milan, Inter sicuramente. Noi mandiamo un abbraccio. E poi salutiamo gli amici di Verona. Verona città. Devo dire la verità, parliamo poco. Chissà se Chievo o Hellas. Infatti noi parliamo poco di Chievo o Hellas. Però vedi, comunque ci ascoltano gli amici di Verona. Esattamente. E poi per quanto riguarda il 99,2% dall'Italia, lo 0,4% dagli Stati Uniti, lo 0,2% dall'Irlanda e lo 0,2% dal Cile. Dal Cile. Salutiamo i nostri amici del Cilotes. Del Cile. Hasta luego. Vidal anche. Vidal, Alexis Sanchez. Meravigliavo. Cagavo, meravigliavo. Ci aspettano notizie. Pizarro. Ecco, notizie. Notizie del Barça. Ma quelli d'Irlanda. Ma io mi ricordo anche un signor Medel del Cile. Ma io proprio non lo ricordo. Ma come no? Coppia con Vidal. Ci hanno dato le forze dell'ordine. Giocatore scandaloso sto Medel. Solo guarda. Col Mancio non gioca Medel.
col Mancio gioca poco perché purtroppo perché il Mancio perché purtroppo il Mancio c'è calciatore di calcio. Esatto, non lo Scarpari come se non fai quattro palleggi come... non giochi il Mancio. Esatto. Almeno come il tuo amico Mazzarri, alla fine non è malaccio, va, dai, è come interditore. Era un giocatore tipico di Mazzarri, insomma. Però posso dire un appunto sul Moro, visto che stiamo quasi in chiusura, eh? Eccoci. Guarda, devo dire la verità, è più obiettivo in queste ultime puntate, Maxi, eh? Cioè, le altre puntate era più tifoso della Roma, invece questi... Chi? Il Moro era Davide, era più tifoso della Roma, invece ultimamente è più obiettivo in queste ultime puntate. Ho fatto colazione con l'altra obiettività. No, vabbè, purtroppo sì, il calciomercato della Roma è un po' quello che è, non si può che ammettere, ecco. Beh, anche perché, insomma, bisogna essere... Ma poi essere obiettivi è la prima cosa per conduttore radiofonico. No, l'obiettività penso cioè dipende, la Tana e il Nido può permettersi di essere di parte quanto vuole, noi invece siamo più super partes. Sì, è vero, dobbiamo essere sempre obiettivi perché comunque vedi, adesso ripeto, non parliamo di calcio di Verona, è la Sverona, chiamo Verona, però comunque voglio spezzare anche una lancia a favore di queste due squadre che secondo me stanno disputando, nonostante i giocatori, un ottimo campionato. Sì, per quello che può valere, insomma, anche il valore tecnico dei giocatori che hanno, però comunque ci sono alcuni giocatori che stanno dicendo la loro, tipo un Paloschi o un Toni, che poi il derby dell'Arena, insomma, a Verona è sempre uno dei più belli e appassionanti. Dai. Va bene, esattamente. Dai, sono le 00:25, ultima cosa da parte mia. Un saluto e un abbraccio affettuoso e tanti auguri di buon compleanno che è appena passato al nostro amico Massimiliano Cannalire che ci sta ascoltando. Auguri. Cioè, lo salutiamo, tantissimi auguri Massimiliano. Sempre impegnato sui campi della Serie A. Impegnato, domani ricordiamo le sue grandi trasmissioni sul calcio locale che potete ascoltare appunto su Radio Cusano. Senti, io invece faccio un ultimo saluto in chiusura, visto che ci stanno sicuramente seguendo, a degli amici Riccardo, Rasul e Lady, che loro ci seguono sempre, grandi giocatori di fantacalcio, di cui uno di questi è ormai un arbitro di calcio a 5. Faccio un in bocca al lupo che domani arbitra la sua seconda partita difficilissima qua in Serie A di calcio a 5. In bocca al lupo, ci ho parlato, la prima di stare tosta. Esatto, però categoria giovanissimi, però è tosta, quei ragazzini di 12-13 anni sono... Le difficoltà vengono dagli spalti coi padri più che dai bambini. Bravissimo, io gli mando un grande saluto e un in bocca al lupo domani. E poi anche gli altri che giocano il fantacalcio. Va bene, Max ci ricorda domani alle 14 alle 20 Radio Cusano Campus 89 e 100. Non dimenticate, per seguire il calcio locale sia domani che domenica. Bene, io ovviamente non ho altro da dire che ringraziare ovviamente Davide Moroni. Grazie a tutti, buonanotte, buon weekend. Ciao, esattamente, grande applauso a Davide, che comunque eccolo, sempre sul pezzo, il Moro è sempre professionalità pura, il Moro, grazie a tutti, grazie. Non possiamo non dimenticare, insomma, che dire, se non ci fosse il Moro, il Pampa dove starebbe, esatto, in questo momento? Esatto, questo è sempre da dire, eh? Ore 00:28 00:28 da sottolineare questa cosa. Poi ovviamente ringraziamo Federico e il Pampa Sozio e le sue bombe di calciomercato, il suo grande scoop del 12 di gennaio. Ricordiamo stasera Maxi gennaio non gli viene mai. Sì, l'abbiamo fatto sentire molte volte, ricordiamo Federico, il Pampa Sozio, il 12 gennaio l'abbiamo fatto passare la registrazione a Club de Football, disse che Mattia adesso andava a Milano, nel Milan in prestito e senza nessuna contropartita per la S Roma. Oggi è stata un po' la sua puntata, quella del Pampa. Bisognava dare i fatti come stavano anche su Schürrle, perché Schürrle dibattuto soprattutto negli spogliatoi del lunedì sera, ecco. Questa era da dire. Comunque grazie a te Maxi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e mi raccomando, buon weekend e fate sempre i bravi. E poi Pampa, insomma, ragazzi, non ci dimentichiamo una cosa importante: lunedì termina il calciomercato.
Esatto, quindi alle ore 22. Ecco, quindi il pomeriggio, prima che il Pampa va con Moroni a giocare con la Borussia Roma, esatto. E ne parleranno loro tutto quanto, ricordo, in Martedì da Leoni alle 16:30 di martedì prossimo, manderà l'ultima raffica di calciomercato. Esatto. L'ultima smitragliata finale. L'ultime bombe. Sì, faremo questa fucilata lunedì, sperando in qualche colpo finale. Comunque vedremo. Va bene, io vi ricordo che Club de Football torna questa domenica dopo due domeniche di assenza per vari motivi, sia tecnici che di malattia del sottoscritto. Con l'extra time vedremo, insomma, commenti sulle partite a botta calda. E poi, insomma, Grande Football ritorna lunedì alle ore 18. E poi il Friday Night, da non mancare. E venerdì prossimo, non ci dimentichiamo, ovviamente, che per ascoltare di nuovo le trasmissioni Radio Roma Futura e Club de Football devi andare sul sito radioromafutura.it, su Spreaker.com cercando Radio Roma Futura, sulla pagina Facebook Radio Roma Futura, sulla pagina Facebook Club de Football, sul profilo Roma Futura o sulla profilo Twitter che c'è in Radio Roma Futura, oppure andate anche sulla pagina Un Martedì da Leoni e trovate il Moro e il Pampa che vi raccontano le imprese del Borussia Roma tutti i martedì alle ore 16:30, o andate anche nella pagina della Tana dei Lupi per ascoltare e per sentire quello che dicono Matteo Pirosante e Valerio Valeri tutti i martedì dalle 21, o sul Nido delle Aquile per ascoltare quello che dicono Gianfranco Desideri, Riccardo Vagnarelli e Marco Misseri tutti i lunedì alle 21 per quanto riguarda la SS Lazio. Quando riuscirò a rifarlo, ovviamente, andate sulla Pegna Blogger a Roma per ascoltare quello che dice il Barça sul Barça, il sottoscritto, però io finché non la faccio il Barça vince, e chissà che non la faccio più. Va bene. Applauso, mi fanno cenno dalla regia. Andiamo a chiudere, se no qui non chiudiamo mai, e grazie a tutti. Una buona notte a tutti, domani alle 16 notizie e approfondimenti con Stefano Anello e il nostro Davide, non Moroni ma Di Carlo. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao.